Dallo stretto di Bonifacio all'isola dell'Asinara, la costa nord della Sardegna si affaccia per quasi 200 chilometri sull'azzurro del Tirreno, preso d'infilata per 9 mesi all'anno dalla tenacia del maestrale. Come tutte le coste della Sardegna, questo litorale fu per secoli deserto. I sardi infatti preferirono abitare le più sicure località dell'interno e gli stessi invasori non lasciarono qui che scarse testimonianze del loro passaggio. La rocca di Castelsardo, al centro della lunga lama di falce della costa nord, nacque così, per comodità di uno dei tanti conquistatori desiderosi di assicurarsi il dominio dell'isola. Oggi Castelsardo è un piccolo centro abitato e sarebbe logico pensare che la gente del luogo debba trarre dal mare le proprie risorse di vita. Ma qui il mare è nemico, poiché spesso quando cresce il mattino il maestrale prende forza quasi d'improvviso e bisogna essere pronti a cercare rifugio su una costa che di rifugi però ne offre pochissimi. Così, nella solitudine rassegnata della costa nord, il pescatore è un personaggio quasi sconosciuto e l'uomo sembra rifiutare ogni dialogo col mare, che pure è così azzurro e invitante nelle giornate tranquille. Il mare circonda da 3 parti la rocca e la sua voce si ode fin dentro le case più alte durante le mareggiate. Eppure i pescatori sono davvero degli isolati nella grande famiglia che abita Castelsardo. Infatti basta voltarsi verso la campagna per accorgersi che il mare è un estraneo davanti a questi cespugli, a queste rocce che sembrano nate nel cuore stesso dell'isola. Qui non si levano gabbiani, ma solo i vecchi corvi prendono il volo fra gli aridi fichi d'India e l'antico castello costruito nel 1100 dai Doria, che lo chiamarono Castel Genovese. Considerato inespugnabile, non venne mai conquistato, ma come tutta l'isola passò da un padrone all'altro. Gli spagnoli lo ribattezzarono Castel Aragonese e dai Savoia ebbe l'attuale nome di Castelsardo. Ai piedi della rocca vennero ad abitare i pastori e i contadini che avevano rapporti con la guarnigione, e vive qui dentro la cinta antica delle mura come prigioniera di questa architettura così mossa e vivace, ma così poco sarda. Alle spalle del paese, oltre la striscia sottile del litorale, dove la palma nana cresce protetta dall'esuberanza spontanea del fico d'India, si stende la linea delle colline fitte di vigneti, da cui la gente di Castelsardo trae tutta la sua ricchezza. I vini di queste terre sono famosi quanto il profilo ardito della rocca. Essi colano da un'uva maturata sotto il sole più suadente del Mediterraneo, colta e pigiata nei grandi tini solo quando il sole ha ridotto ogni acino a un grumo di zucchero. L'asinello è un protagonista, perché è l'unico animale capace di arrampicarsi verso la cima della rocca, anche con una soma ingombrante, e di circolare fra le vie anguste, aperte quasi a fatica fra le case.
Nella fedeltà a quest'umile animale si riconosce la razza di contadini che abitano questo borgo e che conservano nell'abbigliamento i segni della loro origine di uomini dell'interno, che disobbedendo ad una legge fondamentale della storia isolana sono scesi a vivere sul litorale. Ed è questo il momento del giorno in cui l'uomo di Castelsardo sembra sentire più forte la sua paradossale presenza sulla costa nord. Gli uomini di Castelsardo, come quelli di tutte le coste della Sardegna, sentono il loro mondo limitato come un cerchio, chiuso da un mare nemico. Essi sono il simbolo di un popolo votato per secoli alla solitudine.